Ciao a tutti, bentornati nel bestiario e oggi parleremo della più grande rivalità della storia della terraristica, ovvero meglio Giacco Cristato o Giacco Leopardino? Allora, la risposta è una sola. Quando scegliete un animale dovete basarvi su un unico criterio, ovvero scegliete sempre quello che vi piace, perché se scegliete quello che vi piace avete più piacere, scusatemi il gioco di parole, a prendervene cura. Non dovete scegliere un animale in base a cosa va di moda o al bisogno di sentirvi parte di un gruppo o qualcosa, no. Se un animale vi piace, lo prendete, se no, no. Questo è molto semplice. E io posso darvi solo qualche linea guida su cosa sono questi animali, in modo da farvi capire se fanno il caso vostro o no. Però la cosa più importante, ripeto, è sempre scegliere quello che piace a voi. Allora, vi posso dire che sono due animali completamente l'uno opposto dell'altro, già a partire dal terrario, perché il terrario del Cristato è un terrario sviluppato in altezza, come vedete, mentre il terrario del Leopardino è sviluppato in larghezza. Uno richiama la foresta pluviale, per cui un ambiente umido, l'altro richiama un territorio desertico. Allora, io, se avete visto i miei video precedenti, saprete già quale preferisco, ovvero il Cristato, perché lo trovo più divertente da allestire come terrario, in quanto gli si può fare un vero e proprio ecosistema, un terrario autopulente, dove all'interno ci sono dei micro animali che vanno a pulire tutto, mangiandosi le foglie secche delle piante o gli escrementi stessi dell'animale. Però certo, gli escrementi vengono mangiati, ma non devono essere considerati un vero e proprio cesso ambulante, ecco. Se vedete una cacchina in più, magari toglietela, sarebbe meglio, perché non sapete quanto defeca il vostro animale, per cui se ce ne sono tante a giro non è proprio il massimo dell'igiene. Certo, ci sono insetti a pulire, ma sarebbe meglio pulire un po' anche noi stessi. C'è da dire che, essendo un ambiente umido, c'è un po' la seccatura di doverlo inumidire con uno spruzzino ogni volta. Durante tutto l'anno basta una volta a giorni alterni, invece quando arriva l'estate, la stagione secca e le temperature alte, bisogna spruzzare anche due volte al giorno, e questo è forse un impegno in più, nonostante il terrario del Cristato possa essere, diciamo, più rilassante, in quanto non bisogna pulire troppo. Invece per il terrario del Leopardino, come dicevo, siamo completamente all'opposto. Non si può fare un terrario autopulente, in quanto non ci sono degli animali piccoli in grado di stare in un habitat desertico. Però c'è una nota molto positiva nel Giacco Leopardino, ed è il fatto che il Giacco Leopardino, almeno nel mio caso e in quello di tutte le persone che conosco, non so se ce n'è qualcuno che fa eccezione, il leopardino sa sempre dove andare a fare gli escrementi. Per cui, per quanto dovete pulire voi stessi gli escrementi del leopardino, li farà sempre nello stesso punto, per cui saprete sempre dove andare a pulire, e questa è una cosa molto positiva. È un po' come il gatto, ecco. Poi parliamo dell'alimentazione. Allora, nell'alimentazione, anche qua, preferisco un po' di più quello del Cristato, perché mangia tutto ciò che mangia il leopardino, e più la frutta, che il leopardino non mangia. E per cui ci si può un po' sbizzarrire, magari una volta che non siano gli insetti, sia il preparato da potergli dare, e quindi è un po' molte più alternative riguardo al cibo. Il leopardino invece mangia solo insetti, e si può solo prendere più tipi di insetti possibile per alternare la dieta. Però oltre al gecko dovrete tenere anche gli insetti in vita, insomma. Parlando invece del tempo da dedicargli, direi che ci va abbastanza di lusso, perché sono animali che non hanno bisogno delle nostre attenzioni, anzi noi siamo più un disturbo che altro per loro. Sono animali perfetti se stiamo fuori di casa tutto il giorno per lavoro e torniamo la sera, in quanto sono animali notturni, per cui la sera è il momento in cui si attivano. Il leopardino dovrebbe essere crepuscolare, per cui dovrebbe essere più attivo all'alba e al tramonto, però io l'ho sempre visto girare di notte. Qui bene o male è notturno anche lui. Riguardo invece al contatto e all'interazione, sono rettili, non sono mammiferi, non sono come noi che proviamo emozioni, affetto, amore. Forse hanno qualcosa di simile che noi non possiamo comprendere, però non è inteso come lo intendiamo noi. Per cui il contatto deve essere minimo, il maneggiamento pure.
mi avete visto maneggiare il mio crestato in un video precedente ed è stata l'ultima volta che l'ho preso, perché bisogna stressarli il meno possibile. Certo, toccarli il meno possibile, però il contatto ci deve essere, perché anche se loro stanno meglio se noi non li prendiamo e non li tocchiamo, in qualche modo dobbiamo fargli capire che noi non siamo una minaccia, che non siamo un nemico. Certo, siamo qualcosa che li stressa, ma questa cosa loro lo capiscono. Capiscono che siamo un disturbo, che però non è una cosa pericolosa per loro. Per cui abituarli al contatto è una cosa che va fatto in qualche modo. Infatti il mio crestato lo prendo senza troppi problemi. Lo prendo pochissimo, ma lo riesco a prendere. Il leopardino, che ce l'ho da solo un mese, infatti non si fa prendere. Tutte le volte che tento di prenderlo mi fischia contro. Infatti sono animali che hanno le corde vocali e quindi fanno, diciamo, una sorta di ruggito. Ogni animale ha un carattere a sé, per cui non prendetelo come legge scritta, ma maneggiare un leopardino forse è leggermente più semplice che maneggiare un crestato. Questo perché il leopardino è molto goffo ed è molto lento come animale. Invece il crestato, anche se non è veloce come le lucertole che troviamo per strada, ha dei movimenti di agilità notevoli, come il salto. È in grado di saltare e questo spesso e volentieri ci coglie impreparati. Questa cosa lo si può notare anche nella caccia. Quando mettiamo un grillo all'interno del terrario, il leopardino fa un po' fatica. Il mio li ha sempre presi, non ha mai avuto una vera e propria crisi, però lo vedi che comunque è goffo nei movimenti e fa un po' fatica. Il crestato invece è un cacciatore impeccabile, un vero e proprio cecchino, punta la preda e in un colpo, tac, se la mangia. Queste erano delle cose generiche riguardo questi due fantastici animali che sono sempre più diffusi nelle nostre case. Io spero che vi sia piaciuta questa puntata e ci vediamo alla prossima.